Ciao ragazzi, qui siamo con il mitico Michele, è microfonato anche Buonasera. lui oggi, è microfonato anche lui, quindi oggi parla, anche perché dovremmo fare la riparazione, stai qua che devi fare scenografia. Sì. Vado a prendere il modello che l'altro giorno stavamo usando, vi ricordate, il Citation Longitude dell'iFlight, e questa è purtroppo la sua rotella, quella che è venuta via, il carrello diciamo così, ecco il carrello che è venuto via, e andrà messo in questa posizione. Ve l'ho già fatto vedere nel video precedente, quello che abbiamo fatto al campo. Quindi di conseguenza io e lui ripareremo questo modello, dovremo incollare questo qua, in modo tale che possa poi dopo ritornare a volare normalmente. In questo video volevo fare una cosa particolare. Che cosa volevo fare? Volevo fare la riparazione insieme al grande Michele, che oggi gli insegnerò e Grande insegnerò anche a palle. voi, grazie, insegnerò anche a voi come fare le riparazioni. Vi farò vedere in realtà il metodo che uso io per poter fare le riparazioni, queste piccole riparazioni sul campo. No, non siamo sul campo, siamo in laboratorio, lo stesso, comunque avete capito. Ragazzi, voi non sapete che fatica faccio a fare questa ripresa. Sto tenendo in mancanza di meglio l'osmo con le mani e quindi se la ripresa viene leggermente mossa, però perdonatemi. Qui vedremo il materiale che useremo per poter fare questa riparazione. Lo mettiamo tutto vicino perché l'ho messo tutto lontano, così almeno vi riesco a far vedere in un'unica inquadratura. Abbiamo un pezzo di carta dove poter mischiare la colla che utilizzeremo per fare la riparazione. La colla che possiamo utilizzare in realtà non è una vera e propria colla, è una resina epossidica bicomponente. Vedete? Speedpoxy 2, Speedpoxy 2. Questa, la differenza grossa è, a parte la dimensione della confezione, questa è 20 minuti di indurimento, cioè una volta che io l'ho mischiato ci metterà 20 minuti a diventare duro, e questo invece 4 minuti per diventare duro. Mi avvicino lentamente, vi faccio vedere che c'è scritto 20 minuti, ok, e 4 minuti. Questo, dicevo, è la carta su cui mischeremo il nostro composto. Un pezzo di carta vetrata che mi servirà per andare a preparare le parti. Uno stecchino, degli stecchini, semplicissimi stecchini da denti, che mi serve per mescolare il composto, e uno straccio che mi serve per poter pulire i residui. E poi da un'altra parte, da qualche parte qui in laboratorio, ci sarà anche una boccetta di alcol denaturato normale con arancione per poter togliere i residui. Michele, adesso il modello è lì sulla tavola. Vedete che ci sono le mie mani qua, ma sono di fianco perché in realtà lavorerà Michele oggi. Prendi il modello, me lo giri a pancia in su, facciamo vedere. Anzi, aspetta un attimo. Mettiamoci sotto un pezzo di polistirolo, che così evitiamo di rovinarlo. Cerchiamo di metterlo bene a vista, ecco, in questo modo. Come potete ben vedere, scusate, ogni tanto entro anche nell'inquadratura perché siamo qua. Il lavoro lo fa lui, ma gli do una mano io perché sono il modellista esperto della situazione. Questa è la parte in cui bisogna incollare il tutto e questa è la parte da incollare, vedete? Qui c'è la ruota del carrello e da questa parte va incollato. Ok? Noi lo lasceremo in questa posizione in modo tale che magari in post-produzione farò un piccolo zoom per poter far vedere che cosa succede. Allora, abbiamo tanto spazio qui apposta, possiamo spostarlo leggermente più in là, perché qui abbiamo lo spazio apposta per poterci Sì. lavorare. Ora partiamo con la vera e propria riparazione. Ho cambiato un attimo la disposizione degli oggetti sulla scena in modo tale che vi posso far vedere anche quello che avete visto prima. La scatoletta conteneva queste due boccette che sono una l'adesivo e l'altra l'indurente. Vedete che l'indurente mi dice che indurisce in 20 minuti, quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo per poterlo mischiare, per poter mettere i pezzi a posto. Mi insegno un trucchetto, lo insegno anche a te. Le resine epossidiche per modellismo spesso e volentieri tendono a cristallizzare lo stesso anche senza il loro catalizzatore. Quindi per poterle rendere più morbide, sia resina che induitore, io di solito faccio questa cosa. Senti che la boccetta è fredda? Faccio semplicemente questo movimento. Per sfregamento la boccetta scalda il contenuto interno, diventa più fluido e puoi versarlo meglio. Attenzione, quando lo versi, fate attenzione, andare piano piano piano, perché in questa riparazione soprattutto ne serve veramente poco poco poco, eh? Quindi io D'accordo. ti sto dando una mano, stracciamo la frizione, poi dopo un po' quando ti stanchi ci possiamo fermare, eh? Niente, Quello però adesso si vede. l'abbiamo adesso Sì, mi riscaldato sento più abbastanza. caldo. Ok, beh, perfetto. Adesso togli il cappuccio, basta che tiri. Attenzione alle gomitate. Ne versi sul cartoncino, mettilo, aspetta, ti metto il cartoncino qua che si vede meglio. Ne versi Centrale. Sì, centrale, sì, ecco.
adesso ti dico io basta, perché sì, sì, per questo tipo di riparazione, ripeto, ce ne vuole poco. Ok, basta così, basta pure così. Rimetti poi il suo tappino. Chiudiamo sempre questi boccetti, ragazzi, perché se entra un filo d'aria, ripeto, la catalizzazione comincia anche senza il catalizzatore. Stesso tipo di discorso. Vedi vedete questa gocciolina questa gocciolina di colla, anzi scusatemi, di resina? Dobbiamo fare un'altra gocciolina di fianco, similare come dimensione, un po' più vicina. Più vicina lì, ecco. Similare come dimensione, questo è più denso perché è in un indoltore, quindi attenzione, sta scendendo. Andiamo. Ok, basta così. Ok, togli pure adesso il boccettino che voglio far vedere ai nostri amici una cosa. Non so se riuscite a vedere qua che le due gocce sono induritore e resina, sono similari. C'è forse un po' più di induritore di resina, ma lo stesso. Adesso prendi il tuo stuzzicadenti, ok, tieni fermo il cartoncino e mischia. Sì. Insieme. Usalo, io purtroppo non ho spatola e non ho niente, ragazzi, perché qua si fa, come si dice, quando diventa di una consistenza bella bianca, più bianca di quella, adesso poi facciamo vedere anche ai ragazzi come si deve essere, gira, quando diventa bella bianca, bella pastosa, possiamo andare a montare il nostro pezzo. Tipo il Vinavil, devi diventare bianco come il Vinavil, no? No, rimane sempre, sì, beh, vedi? Rimane, ecco, sì, sì. Adesso questa è la consistenza giusta, a questo punto prendiamo il nostro carrello. Basta, fermati. Facciamo vedere intanto ai ragazzi cosa intendevo. Vedete questa specie di gocciolina, che in realtà è tutta colla, bisogna fare in fretta perché poi il cartone farato assorbe. Prendi con lo stecchino che stai usando adesso e spalmi qua sopra, e devi spalmare qua sopra, ok? In questa zona. Sopra il contorno. Esatto. Prendi pure tutto. Mi raccomando, non spalmarmi la mano a me, perché non sarebbe una cosa molto... Vedete, sta lavorando il buon Michele, usane poco! Scusami se ti ho urlato, scusate, ragazzi, se ho urlato. Io lo sto distribuendo. Ok, basta. La parte centrale... Sì, la parte centrale è bene su quei spuntoncini lì, che sono quelli che vanno a incastrarsi poi dopo nell'ala. D'accordo. Ah, qui avete sempre visto il QR code di Michele, quindi se volete stalkerizzarlo va bene così, Ok, sai che forse... Vabbè, ok, guarda, perfetto. Guarda. Mi hai detto di metterlo qua centrale, lo mettiamo o no? No, li lascio stare perché in effetti, esatto, abbiamo basta, coperto le protuberanze. Benissimo. Che tu mi hai detto adesso, di fare. Piazzalo pure sul cartoncino, sposta il cartoncino da un'altra parte, che non ci serve più. Attenzione a non metterci sull'ala, perché adesso giri il pezzo e semplicemente tenendo chiaramente l'ala dall'altra parte lo tieni premuto qualche minuto. È la posizione giusta, giusto? Sì, esatto. Ecco, tu lo senti quando è in posizione, devi tenerlo adesso un po'. Sì. Ok? Ragazzi, quando si fanno questi lavori dovete cercare di tenere il pezzo fermo, sono 20 minuti, in realtà dovremmo stare 20 minuti qua ad aspettare. Tenete conto di una cosa, più il lavoro è pulito, meglio è per l'aerodinamica, perché chiaramente siamo su un'ala, e anche per quanto riguarda il peso, perché meno peso mettiamo sull'ala, più il modello mantiene le sue, fra virgolette, performance di volo. Nel frattempo che Michele rimane in questa posizione per poter far incollare il pezzo, io metto un attimo in pausa, ci vediamo poi dopo più tardi e vediamo cosa è successo. Ragazzi, ho preso un attimo in mano il modello io perché c'era qualcosa che non andava. Effettivamente, non per colpa, ma chiaramente per inesperienza, Michele stava schiacciando poco. Adesso, se riesco a farvi vedere come sto tenendo il modello, e non c'è altro modo per far incollare, perché essendo sul polistirolo, se ci mettiamo una molletta, come giustamente ha suggerito prima Michele, che sarebbe la cosa ideale, si va a schiacciare il polistirolo dell'ala qua sopra e andiamo a rovinare la famosa aerodinamica di cui parlavo prima. Quindi l'unico modo per poterlo far incollare è tenerlo in questa posizione. Ragazzi, sono passato alle maniere forti. No, vi volevo far vedere che adesso lui sta pian pianino catalizzando. Stiamo guardando anche, metti un attimo in visione anche quello, vedi? Ecco, se voi vedete il cartoncino, prova a muovere un attimo lo stecchino, Michele. Vedete che sta facendo presa pian pianino. Mettilo un po' più, ecco. Si sta più addensando. Si sta addensando. Ecco, rimetti poi lo stecchino sopra e lo mettiamo lì. E questo mi sta a indicare che siamo sulla via giusta. Chiaro, è un 20 minuti, quindi per 20 minuti è plausibile che noi dobbiamo stare con il modello in forma. Ragazzi, cominciamo a esserci. Vedete, ho tolto la mano, il carrello rimane in posizione. Ancora qualche cosina lo devo tenere io perché chiaramente non è completamente incollato. Mi diceva il buon Michele che sono passati quanti minuti? Ne sono passati almeno 13. Ok, 13 minuti. Ah, in ogni caso, teoricamente questo video doveva farlo lui, ma in realtà poi l'ho fatto io. Vabbè, lo stesso. Tanto lui lo stesso è presente. Ho aiutato. Cioè. Ok, sì, ma che aiutato l'hai fatto tu? Sì. In realtà la resina l'hai fatta tu. Nel frattempo che aspettavamo, ho approfittato per
pulire di qua, che si era tutto sporcato di terra, non so se si vede l'atterraggio che aveva fatto sulla pista, si era tutto sporcato di gomma, quindi l'ho messo a posto. Adesso lo lasciamo un attimo riposare e poi dopo ci rivediamo ancora alla fine del video. Ragazzi, guardate, la colla è quasi completamente indurita. Nel frattempo voi non vedete l'orologio perché è lì sulla parete, ma sono passati quasi 20 minuti. A questo punto, ragazzi, prendo io in mano le redini della situazione per un'ultima cosa che faccio, perché lo voglio fare io di sicurezza. Come ho detto prima, mettiamo un pezzo di nastro adesivo. Questo è un nastro adesivo abbastanza sottile. Vado a tagliare semplicemente un paio di pezzettini. Ok? Questi sono i pezzettini di nastro adesivo. Purtroppo la videocamera è lontana e si vedrà poco, però io li metto in questa posizione in modo tale da poter bloccare bene bene il pezzetto del carrello nella sua sede. Adesso poi dopo do anche una raccomandazione a voi e a Michele per quanto riguarda la rimozione stessa di questo scotch, perché se lo si rimuove in maniera brutale, come di solito noi siamo abituati a fare, praticamente potrebbe venire fuori via tutto l'impianto che abbiamo fatto. Ovvero, per poter togliere questo impianto significano questi due pezzi di nastro adesivo, forse è meglio se ne metto un altro, bisogna andare molto con cautela, prendere uno spillo, qualcosa di veramente sottile, e andare a toglierlo pian pianino, pian pianino, pian pianino. Adesso vi faccio vedere su un pezzo come si fa. Facciamo finta che questo cartone sia polistirolo, il pezzo dell'ala da cui dobbiamo andare a togliere lo scotch, e questo è il pezzo di scotch incriminato. Se noi lo tiriamo in questo modo, faccio su questo pezzetto piccolo, se lo strappiamo in maniera brutale, può darsi che, come vedete, possa venire dietro anche un pezzo della parte sotto. Vedete che c'è un pezzo di cartone appoggiato. Allora, per poter evitare questo inconveniente, si va a staccare una parte piccolina, ok, proprio un angoletto dello scotch. Si va a prendere lo scotch e poi lentissimamente, facendo questo tipo di movimento, vedete, io sto lavorando sul pezzo di scotch lentissimamente, in modo tale che viene via l'adesivo e il materiale sotto non viene intaccato minimamente. Vedete, il pezzo di nastro adesivo adesso in questo istante è perfettamente pulito. L'ultima cosa, il modello deve rimanere fermo almeno 24 ore, hai detto. Esatto, esatto. Michele giustamente mi dice una cosa. Vieni, vieni pure Michele, vieni pure. Attenzione che c'è la colla qua sotto. In questo momento lui ha incollato la parte sull'ala, ok? E l'abbiamo sigillata con il nostro scotch. Prima di togliere lo scotch devono passare circa 10 ore per poter essere sicuri che non venga via nulla. Ragazzi, stavo dando le ultime indicazioni a Michele su come finire il lavoro. Vedete, non so se riesce a vedere, magari se riesco a faccio uno zoom qua. Comunque, fidatevi sulla parola. Ho messo il modello sulle sue zampe, ho tolto la capottina che serve per poter tenere la batteria interna, e per farlo stare in questa posizione o mettiamo la batteria, va bene, oppure io ho utilizzato semplicemente, vedete, un giravite, un semplicissimo giravite, si vede? Sì, si vede. Quindi lo rimetto nella sua posizione, altrimenti lui vola all'indietro, come avete visto nel mio video, che lui si siede sulla coda, per lasciarlo sulle tre gambe in modo tale da poter fare con il suo peso, ok, incollaggio definitivo. Lo lasciamo in questa posizione per famose 10 ore. Adesso tu vai a casa, lo metti su un piano, e ce lo lasci lì, te ne dimentichi fino a domattina, domani a mezzogiorno. D'accordo. Michele, la tua prima riparazione com'è andata? È andata molto bene, Paolo, io ti ringrazio, perché oltre ad avermi riparato per l'ennesima volta l'ennesimo modello, ho imparato la tecnica di utilizzo della colla epossidica bicomponente, con tutti i crismi e tutti i controcrismi, e quindi sono molto soddisfatto. E spero la prossima volta. La prossima volta riuscirai sicuramente a farlo da solo. Quindi io direi che è stata, secondo me, una bella esperienza. È stata un'ottima tua compagnia. Volevo concludere dicendo che tu sei e sempre sarai una sicurezza per tutti quanti noi, nel mondo del modellismo e non solo. Ragazzi, finalmente siamo arrivati alla fine di questo video, che è stato, sulla carta doveva essere semplice, in realtà è stato abbastanza tosto, perché abbiamo dovuto muovere tutto il set e far tutto. Comunque, grazie all'aiuto di Michele siamo riusciti a fare un bellissimo video. Siamo riusciti a fare un bellissimo video, sì. Siamo stati grandi, sei stato grande. Tu sei super Paolo. Lui dice sempre così, adesso lasciamo stare. E tu sei il vero grande. Vabbè, dai, con questo vi abbraccio al mitico Michele. Addio piacendo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.